È stato rinnovato giovedì 25 gennaio in città metropolitana l'accordo per l'anticipo delle indennità di cassa integrazione straordinaria ai lavoratori e alle lavoratrici residenti nell'area metropolitana di Torino. Si tratta di un'iniziativa a cui abbiamo creduto da mh, diversi anni, rinnoviamo anche quest'anno, un'iniziativa che va incontro alle esigenze della città, eh, dei, degli, dei lavoratori e anche delle imprese. Eh, con questa iniziativa anticipiamo ai lavoratori eh, il contributo che arriverà dall'Inps, speriamo che arrivi il prima possibile, però nel frattempo interveniamo e quindi diciamo è un segnale che diamo alla città, un segnale che diamo a, a, al territorio. Gli interessati, infatti, riceveranno dalla banca un anticipo dell'80% della retribuzione netta mensile, senza alcun interesse o spesa aggiuntiva. Alla città metropolitana spetterà il pagamento dell'imposta di bollo correlata all'apertura del conto corrente, sul quale sarà versato l'anticipo della cassa integrazione. CGL e Cisruil di Torino continueranno, come negli anni precedenti, a fare da tramite tra i lavoratori e le lavoratrici che intendono richiedere l'anticipo e Unicredit, per rendere agevole e tempestiva l'erogazione degli importi previsti dall'accordo. Per noi significa dare una risposta fattiva e concreta alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro territorio in un momento di grande difficoltà per loro, cioè quando la loro azienda attraversa già un momento di crisi, ci sono dei tempi per l'autorizzazione da parte del Ministero e poi del pagamento di quella cassa integrazione straordinaria da parte di tutti i soggetti coinvolti, ecco in questi mesi che possono arrivare fino a 10-12 mesi, questa è la risposta che noi diamo, cioè un sostegno al reddito a quel al la, singolo lavoratore o lavoratrice e alle loro famiglie.